facciamo lo strumento di asportazione immaginando di rimuovere vari fasci muscolari, sì, quindi andiamo a selezionare la mano d'asportazione e possiamo iniziare a rimuovere i vari fasci del quadricipite andando a vedere come siano presenti quattro fasci separati nella zona dell'arto e possiamo spostare questi fasci nella porzione superiore o laterale del tavolo. Ecco, poi possiamo vedere che nella gamba ci sono altri fasci, quindi qua per esempio vediamo il muscolo sartorio, possiamo anche pensare di selezionare in maniera più precisa e puntuale questo muscolo e asportarlo. Possiamo, se sbagliamo, cliccare la freccettina per tornare indietro. Perfetto. E in questo modo risulta evidente che c'è la struttura dell'osso del femore. Questa era una prova, perché poi in realtà le dissezioni partono dalla zona toracica. Possiamo anche annullare quello che abbiamo fatto, tornando indietro, riposizionando tutte le varie porzioni e con il massimo rispetto nei confronti di questo cadavere, andare a chiudere le membra e suturare la zona della cute, selezionando lo strumento della sutura, appunto, e ricompiendo questo gesto dalla zona del bacino fino alla zona del ginocchio. Con un po' di insistenza, perché comunque la lezione anatomica non è una lezione facile, bisogna lavorare con precisione e cura. Siamo andati troppo oltre col gesto, ma è lo stesso. Iniziamo a compiere la vera e propria dissezione a livello toracico, quindi riselezioniamo il nostro strumento del bisturi e andiamo più o meno a posizionarci nella zona fra diciamo le due clavicole, questa zona più centrale dove ci immaginiamo iniziare lo sterno, fino alla zona pubica, pelvica. Bisogna selezionare lo strumento bisturi. Ecco, qui ci sono subito evidenti alcuni muscoli importanti. La cosa che colpisce molto a livello anatomico è che noi di solito ci figuriamo i muscoli come delle strutture molto spesse, in realtà sono delle strutture sottili di circa 0,5 mm, 5 mm, insomma non di centimetri così come ci potrebbe apparire dai libri di testo. Qui vediamo in maniera particolare i pettorali, vediamo qui i muscoli obliqui, vediamo gli addominali, vediamo questa linea bianca che corre lungo la parte centrale del nostro addome, questa linea si chiama linea alba, e noi andiamo adesso a compiere un'altra dissezione per entrare in profondità nella zona toracica addominale, sempre più o meno dall'inizio di questa porzione dello sterno fino alla zona sempre pelvica, percorrendo la linea alba e tutta la zona degli addominali che in realtà si chiamerebbero retto dell'addome. Ok, ed entriamo quindi in profondità dalla zona proprio delle clavicole,